Allora, abbiamo la vecchia e la nuova vita di Luca. Calma! Allora, guarda, la vecchia non è un bel modo per introdurre l'intervista. Vecchia e nuova parola. Vita. Antica. Eh? La vita precedente e la nuova vita. In realtà abbiamo Roma e Milano. Sì, in realtà è un errore, perché Khadija, purtroppo per Luca, presente. È molto presente, sì, non è presente passato. Anche con noi, diciamo. Non è passato, è presente ovunque. Ovunque, quindi mi dispiace, ma Khadija c'è. Khadija c'è. Non è né vecchia né passata. Anzi, ecco, ma raccontateci fino alla fine rimarrà presente. Ecco, ma raccontateci in che modo loro due riescono ad essere con Luca, cioè ad aiutarlo in un processo di crescita in questa serie. Noi abbiamo visto i primi episodi, quanto entrambe riusciranno... Cioè, noi, tu ci stai dicendo che hai visto. Ecco, ma in che modo sarete d'aiuto per lui nel processo di crescita e accettazione di quello che è successo? Dunque, io probabilmente scardinando l'emotività, che forse come donna ho più nel personaggio di Carolina, più sviluppata, più esteriore, più esterna, mentre lui è completamente compresso e probabilmente, come dire, riesce in modo molto dolce ad aggiustare questa parte di cuore che pensava si fosse completamente spenta, a ridargli un po' di luce. D'altra parte lui probabilmente fa da specchio a lei nel cercare di capire che cos'è lei veramente, che cosa si nasconde sotto tutto questo rumore di Carolina. Un'insicurezza profonda, un tentativo di cercare sé, di cercare qualcosa che in lei manca. Quindi in realtà si sfiorano e si modificano, ma poi c'è anche una legge fisica, i neuroni lo fanno, non i neuroni, vabbè, gli atomi lo fanno. Tutto ciò che si tocca viene automaticamente modificato. La cosa bella, secondo me, del rapporto con Travaglia è che non è una storia romantica, la mia. Non si può chiamare romance l'amore tra due persone che hanno un bagaglio così grosso dietro alle spalle. E allora la domanda che mi facevo io è: come si può essere ripronti ad amare veramente una persona perché le senti le fratture che ha? Devi essere tu a colmarle, o se le deve guarire da sole, allora poi l'amore può nascere sincero? Perché il mondo di Travaglia è pieno di Khadija e lei lo sa. Ma lei anche ha un po' di fantasmi dietro le spalle, quindi sono due che zoppicano e si incontrano, forse non sono pronti ad amarsi, però si fanno del bene, si automodificano. Diciamo è pieno perché loro è stato un amore a prima vista, cioè proprio un amore travolgente, e quello che succede lo sconvolge tantissimo, cioè lui dovrà accettare quello che è successo perché comunque sia... Era l'amore più puro, quello più vero. Insomma, raccontaci un po' di questo. Infatti è quello che lui ricorda. Cioè, è stato interessante anche questo, no? Mentre si lavorava. Perché io, per esempio, mi chiedo com'è che lui non vede... Cioè, se deve avere il dubbio, se comunque fino alla fine non sappiamo quanto lei sia coinvolto o meno. Perché non vediamo mai un momento ambiguo di Khadija? E effettivamente perché lui non lo ricorda, perché non c'è stato per lui, ed è il motivo per cui non riesce a trovare pace, non riesce ad accettare questa possibilità. Tornando alla domanda che tu hai fatto all'inizio, cioè che cosa io do a lui, io nel ricordo, nel flashback, però sicuramente questo calore di un amore che era puro, e lui ha bisogno di... Prima ha bisogno di credere che non fosse così, però poi in realtà verso la fine... ci crede, questa cosa lo... Te rappresenti anche Milano, la nuova città, la nuova vita. No, una vera figa. Ma è una città bella, ma anche una città insicura. Lo vediamo anche nei casi dell'attualità e lo vediamo nella vostra serie. Insomma, parlaci un attimino di questo aspetto, dell'aspetto della sicurezza. Voi vi sentite da donne sicure? A Milano come a Roma, magari in strada, metti un Rolex se esci la sera? No, non lo metto, io mi sento abbastanza sicura, ma perché sono una donna un po' atipica, nel senso che sono cresciuta coi maschi e quindi forse ero io a rompere dei nasi invece che essere aggredita, e ho fatto Muay Thai, Taekwondo, quindi e faccio CrossFit, quindi molte volte potrei menare le mani. Certo, non è una condizione gradevole per una donna in cui trovarsi, non è una condizione che è accettabile dal punto di vista della società, che una donna si debba sentire una vittima. Per quel che riguarda Milano, credo che sia stato veramente un gran colpo da maestri sceglierla come città.
perché è una città da dei colori veramente particolari, è una città poco vista nelle serie televisive ed è una città che dà una grande, perdonami perché tu sei di lì, un grande senso di solitudine. Non è una città che ti accoglie No, no, come confermo. Roma, Napoli, non ne parliamo perché hanno proprio voglia di vivere. Genova è molto malinconica, però alla fine con i genovesi poi con calma. Milano, vai, si dimentica di te. Quindi anche questa solitudine di questa città, di questi personaggi che sono alla ricerca, che si sentono soli, crea una colla, non so come dire, una città respingente, è grigia. Non è vero, Dai, sentiamo sì. la milanese che non dici? è più così grigia, la nebbia No, non c'è da molti anni, però sì, questo senso di solitudine che lei racconta, sì, sicuramente c'è. Io, a differenza sua, che non ho abilità di arti marziali, ho paura. Ho paura ed è una cosa che mi dà molto fastidio. Non mi piace, mi sento vittima di questo, cioè non è tollerabile. Ma perché ti dico, addirittura magari alle 9:30 di sera mi è capitato di prendere un taxi per non camminare, non va bene, è terribile. Ma tanto ad arrivare ad avere un'app, oltre a quella del 112 dei carabinieri, cioè di un allarme, cioè una chiamata di intervento, così, sto messa così.